Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo, spazio al tempo, luce sulla scienza, ma adesso guardiamo subito le ultime notizie. Temperature quasi estive fino a giovedì, l'autunno arriverà venerdì con le piogge più intense al centro-sud, sabato si affaccia all'inverno con un ritorno della neve fino a quote basse e entro domenica le temperature caleranno di 10-13 gradi. Terremoto dell'Aquila, condannati a 6 anni di reclusione i membri della Commissione Grandi Rischi. L'accusa è omicidio colposo plurimo. Insorgono gli scienziati da USA e Giappone. Sentenza assurda, impossibile prevedere un sisma. Studiare fenomeni della Terra, capire i cambiamenti climatici ed eseguire previsioni meteo a lungo termine. Ecco cosa fa il supercomputer Yellowstone. Situato in Wyoming e composto da 72.000 processori, aiuterà le generazioni future. Componenti vegetali e polimeri biodegradabili per fare la spesa rispettando l'ambiente. Unione tra chimica e agricoltura per dar vita ai sacchetti decomponibili. Novamont, l'azienda leader del settore, ci spiega cos'è il Mater B. Molte le notizie di oggi, ma iniziamo subito a parlare della situazione meteorologica che sta coinvolgendo l'Italia. Calma, direi, alta pressione, attenzione solo alle nebbie, ma per tutti i dettagli colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. A te Davide, buonasera. Buonasera a te Serena, buonasera a tutti. Ebbene sì, ancora alta pressione, quindi tempo stabile su gran parte dell'Italia, a parte sulla Sardegna e sulla Sicilia, quindi sulle due isole maggiori. Insiste, vedete, questa piccola bassa pressione che apporta qualche nuvola in più, qualche rovescio e anche qualche temporale proprio tra la Sardegna e la Sicilia. Ma anche qui, tra domani, soprattutto giovedì, il tempo migliorerà. Però dalla giornata di venerdì una perturbazione atlantica porterà un significativo peggioramento un po' su tutta la nostra penisola e sul finire della settimana arriverà anche dell'aria molto fredda proveniente da nord. Ma ora ci concentriamo sul tempo che farà domani, lo abbiamo detto, ancora stabilità, quindi splenderà incontrastato il sole quasi ovunque. Al nord l'unica insidia sarà costituita da qualche banco di nebbia, soprattutto vicino, lungo il corso del Po, in dissolvimento poi durante il corso della giornata. Ancora caldo, con temperature ben oltre la media del periodo, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove raggiungeremo i 24 e ancora 26 gradi. Splenderà incontrastato il sole ovunque, qualche nuvola in più soltanto verso sera sui versanti tirrenici, quindi tra Lazio e Toscana, ma senza pioggia anche al sud. La giornata di domani trascorrerà all'insegna del bel tempo, qualche nuvola in più soltanto sul sud della Calabria, ma senza rischio pioggia. Qualche rovescio invece ce lo aspettiamo domani tra la Sicilia, vedete, e la Sardegna, rovesci sparsi, per lo più di breve durata e anche di debole intensità. Qui comunque ancora le temperature rimangono ben oltre la media del periodo. Il mondo scientifico è rimasto scioccato a causa della clamorosa sentenza del Tribunale dell'Aquila che ha condannato 7 grandi esperti del mondo scientifico a 6 anni di reclusione con l'accusa di omicidio, perché non sono stati in grado di prevedere il terremoto del 6 aprile 2009 quando il capoluogo dell'Abruzzo venne devastato da una scossa di magnitudo 6.3. Ma allora vediamo chi sono questi 7 scienziati che facevano parte della Commissione Grandi Rischi: Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Bernardo De Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva e Gian Michele Calvi. Questa clamorosa sentenza però ovviamente crea non solo moltissime discussioni, anche tante preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l'opinione pubblica, perché ovviamente gli scienziati continuano a sostenere che i terremoti non possono essere previsti e quindi ovviamente viene messa in discussione questa sentenza. Ma innanzitutto ascoltiamo le voci del giudice e le dichiarazioni. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Rito, dichiara gli imputati Barberi Franco, De Bernardinis Bernardo, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro colpevoli del reato loro ascritto. Li condanna alla pena di 6 anni di reclusione ciascuno. Tuttavia è una sentenza storica per le vittime del terremoto, sentenza storica perché segna un passo nuovo nella giurisprudenza e sentenza storica perché io auspico che cambi qualcosa non solo nel nostro paese ma nel mondo, nel tema in cui scienziati che hanno quindi le grandi capacità possono valutare meglio il rischio sismico e dare adeguata comunicazione alla popolazione. Perché di fronte a Dio agli uomini, l'ho detto, non mi sento di aver fatto delle cose che o delle, avuto delle mancanze, delle omissioni o sostanzialmente aver fatto cose che non avrei potuto fare altrimenti. Molte sono le cose
i fattori da prendere in considerazione. Però non si può, a parer mio, scaricare la colpa su degli scienziati, su delle persone che comunque hanno impegnato la loro vita nello studiare un certo fenomeno fisico in maniera eccellente, di quello che l'autorità politica amministrativa non è stata in grado di fare, cioè di gestire una situazione. Non risulta che comunque nessuno sia stato condannato per gli abusi edilizi che hanno provocato i crolli delle abitazioni e di conseguenza anche le vittime dell'Aquila. Con costruzioni adeguate, probabilmente molti dei danni, tra cui anche le vittime, sarebbero stati evitati. E quindi anche questo è sicuramente un argomento di discussione molto vivo. La stessa comunità scientifica internazionale, dai tedeschi ai malesi, passando ai russi, ai giapponesi, tutti hanno detto la loro. Ma iniziamo con ascoltare alcune delle voci, anzi leggere alcune delle frasi che sono state dichiarate dagli esponenti del mondo scientifico e non più importanti, partendo da Stefano Gresta, che è presidente dell'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che dice che condannare la scienza significa lasciare il campo libero a predicatori che militano di sapere prevedere i terremoti, rinunciando di fatto al contributo di autorevoli scienziati che quotidianamente si impegnano in questo campo. Anche Luciano Maiani, che è il nuovo presidente della Commissione Grandi Rischi, si è pronunciato, ha detto che è la morte del servizio prestato dai professori e dai professionisti allo Stato. Non è possibile fornire allo Stato una consulenza in termini sereni, professionali e disinteressati sotto questa folle pressione giudiziaria e mediatica. Questo non accade in nessun altro paese del mondo. E a proposito di altri paesi del mondo, abbiamo raccolto anche le voci a partire dal giudizio della Germania di Martin Meschede, della società tedesca di geofisica, che dice di essere esterrefatto per questo giudizio scandaloso. Consiglierò ai miei colleghi di non dire più una parola in merito alla valutazione dei rischi. Quale scienziato avrebbe voglia di esprimersi con una situazione giudiziaria del genere? Passiamo agli Stati Uniti d'America con l'America Geophysical Union. Le accuse potrebbero mettere in crisi gli sforzi internazionali per capire i disastri naturali, perché il rischio di un contenzioso scoraggia gli scienziati e i funzionari dall'avvisare il proprio governo o anche lavorare nel campo delle previsioni in rischi in sismologia. E poi il Giappone, che è uno dei paesi maggiormente interessati al rischio sismico, si è pronunciato Shiniki Sakai del Earthquake Research Institute di Kyoto e dice che se fossi stato io in quel momento a presiedere alla commissione grandi rischi avrebbe detto le stesse cose. Non sarebbe stato possibile stabilire quando si sarebbe dovuto verificare appunto il terremoto. Trovate tutti gli approfondimenti anche sul nostro sito internet classmeteo.com. Io vi invito, come sempre, ora più che mai, a darci la vostra opinione anche tramite l'indirizzo mail meteo@classmeteo.it. Adesso è giunto il momento di cambiare argomento, ci preoccupiamo dei cambiamenti climatici e sembra che d'ora in poi noi ci potremo avvalere di un validissimo aiuto, un computer davvero eccezionale. Ascoltiamo. Clima, tempo, energia, acqua ed ecosistemi. Esiste un supercomputer che studia ogni sistema della Terra ed è in grado di fare previsioni a lungo termine sul cambiamento del clima. In ogni istante miliardi di bytes di dati attraversano decine di migliaia di cavi che compongono questo sistema. 72.000 processori localizzati su oltre 4.000 nodi, tutti interconnessi attraverso un sistema ad alta velocità che permette la comunicazione tra tutti gli elementi. Oltre 12.000 cavi, ciascuno etichettato e testato. I dati provengono da milioni e milioni di maglie di una griglia che mappa la Terra. In ognuna di queste maglie sono raccolti dati come la temperatura, la pressione e la velocità del vento, tutti parametri che provengono da più livelli, dal fondo dell'oceano fino all'alta atmosfera. Questi dati sono poi rielaborati dai processori con calcoli che applicano leggi fisiche, chimiche e termodinamiche. Ogni processore lavora su una parte del problema usando una certa quantità di questi dati e poi li comunica agli altri processori. Lo fanno attraverso dei segnali in qualche modo paragonabili a quelli neuronali del nostro cervello.
e il risultato finale del lavoro di questo supercomputer sono previsioni a lungo termine ad altissima risoluzione. Questo vuol dire che, ad esempio, è possibile capire non solo dove il maltempo colpirà o se dai temporali si formeranno tornado o alluvioni, ma anche dove l'inquinamento dell'aria verrà trasportato, oppure fare simulazioni sugli effetti dello scioglimento dei ghiacci artici sul clima. Questo è quello che il supercomputer di Yellowstone del Wyoming è in grado di fare, qualcosa che riguarda la vita quotidiana di tutti, se non forse le generazioni future. E adesso consultiamo subito i nostri modelli di previsione, perché in vista un netto cambiamento, allora subito colleghiamoci con Davide Dalla Libera per i dettagli. A te. Bene, ormai da diversi giorni tutti i modelli meteorologici vedono una svolta, diciamo così, in ambito meteorologico dal punto di vista meteo su gran parte dell'Europa. Questo perché arriverà l'inverno sull'Europa centrale e in arrivo dall'Europa settentrionale, dalla Scandinavia, per merito della discesa di questo nucleo di aria gelida che apporterà una fase invernale in questo fine settimana anche sulle nostre regioni centro-settentrionali. Eccolo qua il tragitto, vedete, dell'aria gelida che dalla Scandinavia poi interesserà gran parte dell'Europa centrale fino ad interessare gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali. Il sud Italia invece vedrà un calo delle temperature soltanto all'inizio della prossima settimana. Queste le temperature, vedete i valori che si registreranno domenica mattina, temperature ben al di sotto dello zero su gran parte dell'Europa centrale, in pianura sulla Germania e poi su tutto l'arco alpino, dove qui il clima sarà gelido anche di giorno, oltre i 1500-1600 metri di quota. Vedete temperature fino a meno 4, meno 5 gradi, il tutto condito da un miglioramento del tempo nel fine settimana sull'Europa centrale, peggiorerà invece su gran parte del bacino del Mediterraneo, sulla nostra penisola, ma lo vedremo tra un attimo. Ti ringrazio Davide, allora io invito tutti i nostri Meteo Warriors a vedere, a fotografare, a registrare dei video per vedere come l'ambiente in cui viviamo cambia in funzione anche dell'arrivo del freddo. Intanto ringrazio Alessandro Castagna, il nostro Meteo Warriors, che ha scattato una foto stupenda di un tramonto alle 18, si trovava a Caravaggio in provincia di Bergamo, ecco una foto davvero meravigliosa, guardate che gioco di colori, si vede anche l'arcobaleno. Potete diventare anche voi dei Meteo Warriors, è molto semplice, basta scattare foto, registrare video, caricare il materiale nel nostro sito, nella home page di classmeteo.com trovate la sezione Meteo Warriors, è molto semplice caricare il materiale e il più bello lo faremo vedere proprio qui in diretta TV a Class Meteo Show. Seguiteci anche tramite i social network, perché ci trovate sia su Twitter, anche su Facebook ci sono le apposite pagine dedicate, per esempio classmeteo.com, e schiacciando mi piace potrete ricevere sulla vostra bacheca le previsioni del tempo sempre aggiornate, oltre a tutti gli articoli di approfondimento su clima, ambiente ed energia. Seguite anche la nostra trasmissione, la pagina è Prometeo, anche qui schiacciando mi piace potrete interagire con noi proprio durante la programmazione della trasmissione. Quindi noi vi aspettiamo, adesso qualche secondo di pubblicità, ci vediamo dopo.